intanto sono venuto e verrò sempre volentieri, perché per me è estremamente importante il confronto, lo era quando eravamo all'opposizione, lo è oggi ancora di più nel momento in cui abbiamo la responsabilità di governo. E poi vengo perché l'affetto nei confronti di Paolo mi obbliga a essere presente alle vostre iniziative. Anche perché ci sono io. Quindi veramente grazie a tutti. L'argomento è sicuramente un argomento molto complesso e molto, è anche molto difficile per tanti aspetti. Ora mi limiterò a fare alcuni accenni sul, intanto la volontà politica, che aveva abbinato due assessorati come il turismo e la cultura. Bisogna partire da questo per intanto apprezzare se non altro la volontà di dare a questi due assessorati un'induzione e legarli insieme rispetto a quelle che saranno poi le possibilità di sviluppo futuro. È una novità, c'è stato solamente per un brevissimo periodo di 6 mesi nel passato il fatto di aver abbinato queste due leggi. Noi in questi 3 mesi che ci separano dalle elezioni abbiamo dovuto affrontare alcune priorità che erano un po' più legate all'interno della macchina, quindi fare di organizzare la pianta organica del comune, quindi di predisporre i dirigenti, i funzionari, quindi ridare un po' un assetto per quelle che erano le esigenze politiche che ci siamo prefissi rispetto al percorso. Tant'è che per esempio nel caso specifico abbiamo fatto sì che ci sia un unico dirigente che si occupa di cultura e turismo e un unico funzionario. Questo sempre per andare in prosecuzione al ragionamento che avevo fatto prima. Naturalmente sulla stagione passata non mi piglio nei meriti, come mi piglio il meno possibile alcune responsabilità qualora ci fossero, mi piglio più le responsabilità dei meriti in virtù del fatto che comunque entrando a giugno c'era anche poca possibilità di mettere fin da subito in atto tutta una serie di azioni sulle quali invece stiamo già lavorando per poterle mettere in atto per la prossima estate. Quindi ottobre, novembre del prossimo anno mi prendo già un impegno con Paolo di ritrovarsi e casomai di ragionare anche in maniera più concreta su quelle che sono le strategie che abbiamo messo in atto per quanto riguarda appunto il turismo e vedere appunto che sviluppo hanno avuto, se in qualche modo hanno già iniziato a portare qualche beneficio alla nostra azione. Sicuramente oggi posso già dire alcune idee che, sulle quali stiamo lavorando, perché comunque questo è poi l'aspetto che più ci interessa come azione amministrativa. Intanto abbiamo la consapevolezza che dal punto di vista del turismo la necessità di fare squadre è fondamentale, e quando intendo squadra intendo in modo particolare tra i comuni, perché oggi non essendoci più le province e avendo il ruolo del turismo, essendo delegato il ruolo del turismo ai comuni, abbiamo la necessità tra i vari comuni di fare una rete, se non altro provare a programmare insieme tutta una serie di iniziative. Naturalmente oltre a questo c'è la necessità anche di farlo con tutte le associazioni che fanno riferimento poi all'attività turistica. Tant'è che io in questa prima fase ho molto battuto su alcune realtà dicendo di attivare il più possibile tutti quegli strumenti istituzionali che ci sono e nello specifico faccio l'esempio delle Pro Loco a Marina, della Pro Loco ad Alberese, anche della Pro Loco a Grosseto, cioè fare in modo che diventino sempre di più delle istituzioni di riferimento per l'amministrazione. Questo soprattutto oggi che ormai non vede più quelle forme di decentramento amministrativo che un tempo c'erano e che con tutti i loro limiti però supplivano tanto nel poter essere la cerniera tra il cittadino e l'amministrazione, mi riferisco appunto alle circoscrizioni. Naturalmente oltre a queste istituzioni che vanno rafforzate laddove già esistono e strutturate laddove sono più in difficoltà,
bisogna ragionare anche poi con le associazioni di categoria e tutti gli operatori che si muovono sull'aspetto del turismo. Stiamo lavorando alla tassa di soggiorno. Come sapete, il Comune di Grosseto è uno dei comuni che ha applicato la tassa di soggiorno. Naturalmente le finalità della tassa di soggiorno devono ritrovare che è un importo di circa 450.000 euro all'anno, quindi un importo importante da un punto di vista anche proprio di, dell'utilizzo, se naturalmente ben utilizzate. E non sono qui a fare critica, quando dico ben utilizzate sto pensando a come dobbiamo utilizzare noi nel ragionamento di prospettiva. E sicuramente dovremo ragionarne per fare alcune cose, anche strutturali, perché l'imposta di soggiorno ha funzione di essere sia per incrementare tutta una serie di eventi e di attività che dovremo in qualche modo mettere al centro della nostra iniziativa, perché la capacità e la volontà di ritrovarsi come cittadini o di fare turismo offrendo comunque servizi culturali, momenti di spettacolo, momenti di condivisione, momenti di comunità è fondamentale, ma la tassa di soggiorno potrà e dovrà supplire anche ad alcune carenze strutturali che ci sono e attraverso le quali dobbiamo far fronte. Quindi penso al tridente alberese Principina Marina con il cuore dell'asta sul centro storico di Grosseto, come quella zona intorno alla quale sviluppare anche queste politiche più strutturali. Quindi il primo aspetto è quello di rivedere la tassa di soggiorno su due direzioni. Ora vi dico una cosa un po' più tecnica, ma cerco di renderla molto chiara. Gli operatori che poi fanno da sostituto di imposta per l'amministrazione, che dicevano quindi la tassa di soggiorno, che in questo comune si paga solo per 7 giorni all'anno, quindi se Paolo dal turista viene 15 giorni in un albergo e ci sta 15 giorni, oppure ci sta 7 giorni e poi ci ritorna altri 7 giorni tra 3 mesi, quando tu paga 7 giorni in un anno come tassa di soggiorno, quindi è comunque contenuta come tassa. Bisogna però intanto renderla più semplice per gli operatori che devono fare la sostituzione imposta, perché oggi chi ha un'attività che vede la tassa di soggiorno centrale nella propria azione perde tanto di quel tempo nel fare il calcolo, nel fare che bisogna in qualche modo eliminarla questa difficoltà, questa incombenza. Quindi stiamo lavorando per semplificarla il più possibile, naturalmente nel calcolo che deve essere fatto, e stiamo anche lavorando per semplificare anche i pagamenti della tassa di soggiorno, che oggi viene in 3 volte, quindi distribuita in 3 volte, e si può anche prevedere di distribuirla in 2, anche riducendo un minimo di spese anche di omissioni eccetera. Ora è vero che è poca roba, però se uno la guarda nell'insieme anche questo sicuramente influisce. Stiamo ragionando anche sempre sulla tassa di soggiorno per far riavere in percentuale, quindi naturalmente chi in questa azione dà una contribuzione ridotta ne usufruirà di poco, ma chi dà cifre che vanno intorno ai 60, 70, 80 mila euro, che ci sono strutture importanti che queste cifre danno, quindi di dargli una piccola ricaduta visto che occupano delle persone per star dietro questa decisione, come beneficio di questa tassa. Questa è l'impostazione tecnica che gli stiamo cercando di ridare. Poi ci sarà quella di merito, cioè la destinazione d'uso, quindi che naturalmente andrà concordata anche con quei soggetti che prima vi dicevo, tant'è che io sto chiedendo che i soggetti che fanno parte dell'osservatorio turistico provinciale siano implementati, ci siano all'interno anche le proloco, ci siano all'interno anche altri soggetti che possono dare un contributo anche di bene al ragionamento che stiamo facendo. Una volta, naturalmente noi in queste riunioni, come si dice, non è che ci si va a capovuoto, io però metterei ora un punto. Quindi sulla tassa ci siamo, sulla tassa poi prendete questi soldi, poi abbiamo semplificato, stiamo cercando di semplificare il meccanismo, intanto dopo la seconda parte vediamo la realtà. Allora,
così te, so, così ti sindaco, come ti pare. Ci fate.